Allora, per i materiali duttili si nota questo, che se voi fate una prova di tipo monoassiale, come al solito, vedete che questo sia una barra oppure anche una piattina, soggetta a trazione, quando si raggiunge la crisi del materiale si ha che il materiale appunto alla fine ha una superficie di rottura che è fatta così, cioè è inclinata più o meno a 45 gradi. E se uno porta fino a compimento la prova, fino a rompere completamente il materiale, cioè che la tensione poi è zero di nuovo, fino alla rottura completa del materiale, e appunto si distinguono due pezzi, bene, sostanzialmente così, si distinguono questi due pezzi che hanno le loro superfici che combaciano ma sono inclinate di una 40-45 gradi, 50 gradi. Okay. Allora la domanda è: perché la crisi avviene per effetto di una superficie che è inclinata di 45 gradi? Beh, abbiamo detto quando abbiamo fatto una volta un esercizio, non mi ricordo in quale occasione, ma nella sezione inclinata di 45 gradi accade che c'è la massima tensione tangenziale quando c'è un carico monoassiale. Bene, questa cosa ha fatto pensare che appunto il responsabile della crisi potesse essere non tanto la tensione principale o la deformazione principale massima o minima, ma la tensione tangenziale, il valore della tensione tangenziale. Ok? Questo primo criterio è il criterio di Tresca. Ovvero della massima tensione tangenziale. Va bene? E cioè qual è l'idea? L'idea, come al solito, è: noi abbiamo sigma, okay, che è il tensore delle tensioni. Dalle sigma estraiamo i valori principali, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Bene. Dai valori principali noi facciamo un ulteriore passaggio e calcoliamo la massima tensione tangenziale. Ci ricordiamo i centri di Mohr. Se noi abbiamo qua sigma n tau n, qui abbiamo 3 cerchi di Mohr, adesso li disegno così come capita più o meno, ma questo è, diciamo, sigma 1, sigma 2, sigma 3, la tensione tangenziale massima è il raggio più grande di questi tre cerchi. Bene. Quindi che devo fare? Devo calcolare tau max che è uguale al valore massimo di sigma 1 meno sigma 2 in valore assoluto, bene, sigma 2 meno sigma 3 in valore assoluto, sigma 1 meno sigma 3 in valore assoluto, ovviamente diviso 2, quindi un mezzo di questo. Questo è il criterio di Tresca, sostanzialmente. Significa che noi possiamo raggiungere, inquadrando il criterio Tresca nel piano di Mohr, possiamo raggiungere un valore massimo della tensione tangenziale, questa è la tau max. Oltre questo valore massimo non ci possiamo andare, altrimenti perdiamo la proporzionalità delle tensioni e delle deformazioni, quindi si perde l'elasticità del sistema. Chiaro? Ovviamente questa cosa la possiamo riscrivere in questo modo, nel senso che se pensiamo a uno stato di tensione monoassiale, bene,
e diciamo che nello stato di tensione monassiale abbiamo solo tensioni tipo sigma 1, la tau max è uguale a sigma 1 mezzi, che sigma 2 e sigma 3 sono 0, ok? E la sigma 1 mezzi è che ovviamente al limite, cioè quando raggiungiamo la tensione, diciamo, del limite di proporzionalità del comportamento del materiale, questa cosa sarà uguale a quella che abbiamo chiamato sigma 0, ovviamente mezzi. Bene. Quindi in definitiva questo criterio lo possiamo scrivere anche in questo modo, che il massimo tra sigma 1 meno sigma 2, sigma 2 meno sigma 3, sigma 1 meno sigma 3, deve essere sempre minore o uguale di sigma 0, dove sigma 0 è la tensione classica di trazione, la tensione limite a trazione. O a compressione. Si pensa che in questi tipi di materiali il limite a trazione e a compressione siano verosimilmente molto simili, per cui scriviamo solo un valore. D'accordo? Non c'è differenza di resistenza nella trazione dalla compressione. Il materiale si comporta sostanzialmente nello stesso modo. Bene. Quindi questa è la disequazione che comanda il criterio di Tresca. Bene. Ancora una volta, noi che cosa vorremmo fare? Vorremmo avere una rappresentazione almeno grafica di questo criterio, va bene? E cioè scoprire come è fatto il dominio delle tensioni, come dire, elastiche, almeno nel piano sigma 1, sigma 2, pensando, come abbiamo fatto nei casi precedenti, che sigma 3 è uguale a 0. Ok? Allora, quindi immaginiamo adesso che sigma 3 è uguale a 0, va bene? E siamo nel piano sigma 1, sigma 2. Come al solito, che dobbiamo fare? Dobbiamo prendere, per trarre uno stato limite, dobbiamo, come dire, prendere l'uguaglianza con il valore di sigma 0. E quindi troveremo le seguenti equazioni, diciamo così, e cioè sigma 1 meno sigma 2 uguale sigma 0 e anche sigma 1 meno sigma 2 uguale meno sigma 0, perché ovviamente è un valore assoluto, no? Poi sigma 1 2 meno sigma 3 uguale sigma 0 e sigma 2 meno sigma 3 uguale meno sigma 0 e infine sigma 1 meno sigma 3 uguale a sigma 0 e sigma 1 meno sigma 3 uguale a meno sigma 0. Come al solito, come abbiamo fatto precedentemente, numeriamo queste equazioni purtroppo le ho scritte troppo vicine a questa equazione qua. E queste sono tutte possibili condizioni limite, va bene? Pensiamo appunto che sigma 3 sia uguale a 0. Allora, se sigma 3 è uguale a 0, ovviamente qui non c'è sigma 3, io lo cancello direttamente, vedete? Se sigma 3 è uguale a 0, qui non c'è sigma 3, non c'ho sigma 3, non c'ho sigma 3. Bene. Dall'analisi di queste quattro ultime, che è molto facile, no? Ovviamente sono tutte rette come al solito. Dall'analisi di queste quattro ultime abbiamo che la condizione 3 ci dice che sigma 2 in una condizione limite è uguale esattamente a sigma 0. Allora io farei così, riporterei per prima cosa
su questo schema i valori di sigma 0 e meno sigma 0. Eccoli qua, sono questi, diciamo, sono questi. Va bene, questo è meno sigma 0, questo è meno sigma 0, questo è sigma 0 e questo è sigma 0. Ok? L'equazione 4 ci dice sigma 2 uguale sigma 0. Va bene, è questa retta qua, perfettamente risultata. Questa è l'equazione, scusate, ho detto l'equazione 4, ma l'equazione 3, eh? L'equazione 3 è questa. L'equazione 4 invece è sigma 2 uguale a meno sigma 0, e quindi è quest'altra retta qua. Ok? Poi ho ancora l'equazione 5, ci dice che sigma 1 è uguale a sigma 0. Eccolo. Questa è l'equazione 5. D'accordo? L'equazione 6 ci dice che sigma 1 è uguale a meno sigma 0. Questa è l'equazione 6. Beh. Però ci sono ancora le equazioni 1 e 2, eh? Le equazioni 1 e 2 ci dicono sigma 1 meno sigma 2 uguale sigma 0, ok? Vediamo un attimino, eh? Quando sigma 2 è uguale a 0, sigma 1 deve essere uguale a sigma 0. Siamo in questo punto, ok? Quando sigma 1 è uguale a 0, sigma 2 deve essere uguale a meno sigma 0. Siamo in questo punto. E quindi questa retta è rappresentata così. Questa è l'equazione 1. Va bene? L'equazione 2 ci dice che quando sigma 2 è 0, sigma 1 è uguale a meno sigma 0. Eccolo qui, è questo punto qua. Va bene? Quando sigma 1 è 0, sigma 2 è uguale a sigma 0. Ecco. E quindi l'equazione 2 ci dà questa retta qui. Questa è l'equazione 2. In definitiva, allora, noi siamo, il dominio elastico è il seguente. 1, 2, 3. 5, 6, quello che si chiama l'esagono di Triska. È interessante vedere che cosa succede, sul piano sigma 3 uguale a 0, ma è ancora più interessante che cosa sta cercando, cercare di capire che cosa sta succedendo nello spazio delle sigma 1, sigma 2, sigma 3 anche, cioè anche quando sigma 3 non è 0. È molto interessante capirlo. Va bene? Allora cercherò di farvelo capire in vari, no? In vari modi. Il primo modo è questo, va bene? Entriamo in questa equazione qui, va bene? E facciamo un caso molto ma molto particolare, e cioè il caso in cui sigma 1 è uguale a sigma 2 e è uguale anche a sigma 3. Cioè sigma 1 è uguale a sigma 2 è uguale a sigma 3. Va bene? Se sigma 1 è uguale a sigma 2 ed è uguale a sigma 3, ovviamente questo viene 0, questo viene 0, questo viene 0. Bene. E quindi, indipendentemente dal valore che si assume, cioè indipendentemente che sigma 1 sia pari a 1, 100, 1000, 1 milione, no? Quando è uguale a sigma 2, uguale a sigma 3, queste quantità sono sempre 0, va bene? E quindi questa condizione è sempre comunque verificata, perché sigma 0 sarà ovviamente la resistenza a trazione del materiale, che non è 0, eh?
Quindi se noi siamo in uno stato di tensione in cui sigma 1 è uguale a sigma 2 è uguale a sigma 3, noi rimaniamo sempre in campo elastico. E questo sia se sigma 1, sigma 2 e sigma 3 sono positivi che se sono negativi. Mi avete seguito in questo ragionamento? Mi avete seguito o no? Ok? Questo che significa? Allora immaginiamo, no, che noi vogliamo riportare questa condizione. Allora, questo è sigma 1, questo è sigma 2, sigma 3 è fatto così, d'accordo? Andiamo. Sigma 3 è fatto così, lo vedete? D'accordo? Se noi abbiamo che sigma 1 è uguale a sigma 2 è uguale a sigma 3, quali punti stiamo considerando? Stiamo considerando dei punti, dei valori, delle tensioni che hanno sigma 1 uguale sigma 2 uguale sigma 3, ovvero dei punti che si trovano tutti quanti allineati lungo questa direzione qua, la vedete? Si riesce a vedere? Cioè quella che si chiama la trisettrice di questo ottante, è come se fosse l'estensione della bisettrice al caso solido, Stiamo qui, e se quello che ci sta dicendo questa condizione è che se ci muoviamo lungo questa direzione qua, che è la direzione della trisettrice di questo ottante, noi non riusciremo mai a porre questa cosa uguale a sigma 0, cioè non riusciremo mai a raggiungere una condizione di crisi, di limite. Questo significa che se ci muoviamo lungo questa direzione qui, noi non incontreremo mai la superficie limite. Ci siamo? Ci siamo o no? Quindi vuol dire, questo già vi fa capire che il dominio elastico è qualcosa di illimitato, perché voi vi potete muovere illimitatamente lungo una direzione, in un verso anche nell'opposto, va bene? Senza mai toccarlo, senza mai toccarlo. Mi sono spiegato? Ok? Quindi voglio dire, questa cosa non è un dominio che a un certo punto si chiude in qualche modo, no. Lungo questa direzione sicuramente non chiude mai. Va bene? In effetti, appunto, quando io dico che sigma 1 è uguale a sigma 2 o uguale a sigma 3, vuol dire che io sto considerando uno stato di tensione di tipo, come l'avevamo chiamato? L'avevamo già chiamato una volta, in un certo modo, questo stato di tensione. Idrostatico. L'avevamo già detto una volta. Idrostatico. Perché come quando noi immergiamo un solido in un fluido, la pressione è perfettamente uguale in tutte le direzioni, e se noi abbiamo che sigma 1 uguale sigma 2 uguale sigma 3, vuol dire che la pressione è uguale in tutte le direzioni, è uno stato idrostatico. Va bene? Allora, la crisi non dipende dallo stato idrostatico. Questo significa anche che, guardate, se guardiamo anche questa figura, questo era il valore della tensione tangenziale massima, dico, adesso che questo cerchio si trovi in questa situazione, o si trovi tutti i tre cerchi spostati di una certa quantità in questa direzione o nel verso anche opposto, non cambia nulla, perché la tensione tangenziale massima è sempre la stessa. Ok? Peraltro, voglio dire, quando sigma 1 è uguale a sigma 2 è uguale a sigma 3, i tre cerchi si contraggono tutti e tre in un punto che sta camminando su questa retta sigma n. Bene, quindi non toccherà mai questa, non potrà mai toccarla. D'accordo? Quindi, poiché, come vedete da queste equazioni, quello che conta è la differenza tra i valori delle tensioni principali, non i valori principali. Non sono importanti i valori principali, ma la differenza dei valori principali. Noi possiamo spostare questi tre cerchi lungo la direzione sigma n quanto vogliamo senza che nulla cambi.
cambi. Ok? Allora, questo ci fa capire appunto che in effetti queste condizioni, se le riguardiamo, queste specializzate il caso sigma 3 uguale a 0, ma se le guardiamo anche senza mettere sigma 3 uguale a 0, sono equazioni di piani, ovviamente. Sono tutte equazioni di piani. Ed è, insomma, non è complicato capire che queste equazioni di piani descrivono dei piani che sono tutti quanti inclinati secondo la direzione parallela a questo asse che io ho chiamato la trisettrice dell'angolo solido. Va bene? Quindi se io volessi costruire il dominio nel tridimensionale e non, come dire, nel assumendo sigma 3 uguale a 0, ma assumendo anche che sigma 3 possa essere diverso da 0, dovrei appunto analizzare non queste rette ma i piani che mi provengono da queste equazioni. E questi piani sono tutti paralleli a quest'asse. Cioè sono dei piani che sono fatti così, così. Scusatemi, non lo faccio bene, questo è così, questo è così, questo è così. In altri termini, voglio dire, questo, il dominio, è un cilindro, la cui intersezione con questo piano è questo esagono. Bene? Ma è un cilindro che appunto ha come asse del cilindro questo asse che abbiamo chiamato trisettrice. Bene? Ci siamo? Ed è un cilindro che se noi andassimo a sezionarlo con una con un piano ortogonale a questo asse, cioè con un piano così, lo vedete? Ortogonale a questo asse, questo cilindro sarebbe un esagono regolare. Quindi il dominio elastico nel bidimensionale vediamo questo esagono, nel tridimensionale è un cilindro che è inclinato così, d'accordo? E che appunto ovviamente deve contenere questo fatto, cioè che se noi ci muoviamo lungo l'asse idrostatico, che è quest'asse in cui sigma 1 uguale a sigma 2 uguale a sigma 3, non si raggiungerà mai la crisi, mai, come ci dicono le equazioni. Mi sono spiegato questa cosa? Va bene. Dopodiché ci furono degli esperimenti fatti da fisici che cercarono di capire qual era l'influenza, diciamo così, dell'effetto del idrostatico, diciamo così, sulla crisi del materiale. E effettivamente trovarono, facendo degli esperimenti anche abbastanza complicati, inventando macchine piuttosto complicate, trovarono che questa influenza era bassissima. Cioè veramente per i materiali metallici succede questo, che se uno prende un materiale metallico e lo mette in nelle profondità più profonde del mare, va bene? Dove c'è una pressione idrostatica molto forte e lo prova a trazione, il suo comportamento non è molto diverso dal caso in cui lo facciamo dentro un laboratorio non sotto l'acqua, non sotto la pressione. È chiaro? Quindi che voglio dire, la pressione idrostatica è quasi influente ovviamente, voglio dire, una piccola influenza ce l'avrà, in realtà il materiale diventava più duttile quando c'era la pressione, cioè si comportava ancora meglio, voglio dire, quando c'era questa pressione idrostatica molto forte. E il criterio di Tresca appunto contiene questa informazione, va bene? Poi c'è un altro criterio che forse è ancora oggi il criterio più utilizzato di tutti quanti, che è il criterio di Mises. Allora, il criterio di Mises è un criterio che è stato ottenuto, voglio dire, da vari ricercatori
anche in maniera differente, infatti il criterio di Mises, di Huber e di vari altri, anche in maniera differente l'uno dall'altro, ma che conducono sempre alla stessa equazione. Cioè la condizione limite che si trovano poi è sempre la stessa. Ed è basata sull'idea fondamentale che chi conta nella crisi è la tensione tangenziale, non quella massima, qualche altra cosa. Va bene? Prima di scrivere dico ancora un'altra cosa. Il criterio, questo criterio si può ottenere prendendo noi abbiamo fatto, scusate, ricordiamoci, il tensore delle tensioni, noi lo possiamo dividere in due aliquote, no? Quella che abbiamo, che possiamo definire la parte sferica e quella che possiamo definire la parte diabolica. Abbiamo fatto questa cosa? No, non mi ricordo. Forse io mi ricordo il simmetrico. Comunque è un'operazione che si può fare molto, molto facilmente, si fa abbastanza anche spesso. Cioè dividere la parte sferica e la parte diabolica. La parte sferica è uguale a un terzo della traccia di sigma per l'identità. Bene. La parte deviatorica è uguale a tutta la sigma meno la sigma sferica. Alla fine viene definito così. Bene. Nella parte sferica è, come dire, in questo caso è come se voi aveste un tensore delle tensioni fatto così: traccia di sigma per l'identità, cioè 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. È così. Bene. Per cui ci troviamo esattamente nel caso che dicevamo prima, in cui sigma 1 è uguale a sigma 2 è uguale a sigma 3. Lo vedete? Cioè i valori delle tre tensioni sull'asse, sulla diagonale principale, sono uguali e fuori diagonale sono infiniti. Quindi è quello che dicevamo prima, è quello idrostatico. Bene, mentre quest'altra parte, che è la differenza tra tutta la tensione e quella sferica che abbiamo definito in questo modo, contiene tutto il resto delle informazioni. Va bene? Contiene tutto il resto delle informazioni. E quindi le tensioni tangenziali in particolare. Allora, l'idea è che l'energia associata a questa parte della tensione è responsabile della crisi. Questa è un'idea. Bene. Un'altra idea è che se noi prendiamo la tensione tangenziale calcolata su un piano, va bene? Poi la possiamo calcolare su un altro piano, poi la possiamo calcolare su un altro piano. Con qualsiasi piano possiamo, in un punto possiamo definire qualsiasi piano. Poi possiamo fare la media di tutte le tensioni tangenziali rispetto a tutti i piani, come dire. Ok? La media di tutte le tensioni tangenziali. Oppure possiamo fare un'altra cosa ancora, e cioè calcolare la tensione tangenziale lungo una direzione molto particolare, che è esattamente la direzione di cui parlavamo prima, e cioè la tensione tangenziale, ovviamente qua scusate, siamo nel piano sigma 1, sigma 2, sigma 3, immaginiamo le tre direzioni principali, bene? Quindi immaginiamo le tre direzioni principali, saranno queste tre, va bene? Calcoliamo la tensione tangenziale lungo la direzione, come dire, della trisettrice delle tre direzioni principali, e confrontiamo questa tensione tangenziale con la tensione tangenziale limite. Benissimo, questi tre modi di procedere riconducono sempre alla stessa formula, sempre allo stesso criterio, che è quello di Mises. Va bene? Cioè, o voi prendete la parte deviatorica, vi calcolate l'energia deviatorica e la confrontate con l'energia deviatorica del caso monoassiale e ottenete delle equazioni. Oppure prendete la tensione, vi calcolate per ogni possibile piano la tensione tangenziale, fate la media su tutti i piani che vi potete immaginare, ovviamente tutti quelli dello spazio, otterrete delle altre equazioni. Oppure prendete le tre direzioni principali,
prendete la trisettrice di queste delle tre direzioni principali e calcolate la tensione tangenziale sul piano associato a questa trisettrice, a questa direzione specifica. Bene. Otterrete delle altre equazioni. Bene, queste equazioni vi conducono tutte quante allo stesso criterio. Bene. E quello che noi vedremo è quella appunto di prendere la trisettrice delle tre direzioni principali e calcolare la tensione tangenziale su quel piano, sul piano normale alla trisettrice delle tre direzioni principali. E cioè è quella che si chiama il criterio della massima tensione ottaedrale, tensione tangenziale ottaedrale. Si può fare anche in altri modi. Alla fine otterremo sempre lo stesso criterio, che è quello di Mises. Va bene? Allora, tensione tangenziale ottaedrale. Bene? Allora, la prima cosa dobbiamo definire cos'è la direzione ottaedrale. Va bene? Allora, noi abbiamo le direzioni principali di tensione, le direzioni principali si chiamano sigma 1, sigma 2, sigma 3, bene. E associate a queste tensioni principali abbiamo le direzioni principali, per esempio le possiamo chiamare S1, S2, S3, che ovviamente sono i versori di queste tre direzioni, d'accordo? Va bene. La direzione ottaedrale è la direzione che è la direzione, come dire, che è la trisettrice dell'angolo formato da queste tre direzioni, va bene? Quindi se prendiamo come sistema di riferimento esattamente queste tre direzioni, la n sarà un vettore fatto così 1, 1, 1, bene, che è, come dire, ha la direzione lungo la direzione, diciamo, di S1, di S2, di S3 uguale, va bene? Però ovviamente questo non è normalizzato, quindi lo dobbiamo normalizzare, va bene? La norma di questo vettore sarebbe la radice quadrata di 1 al quadrato più 1 al quadrato più 1 al quadrato, quindi è la radice quadrata di 3. Quindi la n che prendiamo è fatta così, va bene? Così, questa è la direzione ottaedrale, d'accordo? Allora vogliamo calcolare per prima cosa la tensione su questa direzione ottaedrale, la T ottaedrale. Bene, e la T ottaedrale sarà uguale a la tensione applicata su questa direzione N, applicata su questa direzione N. La tensione sarà sigma 1, sigma 2, sigma 3, perché ovviamente stiamo tutto quanto riferendo al sistema di principale di tensioni, e la direzione sarà 1 diviso radical 3, 1, 1, 1. Facendo un semplice calcolo, questo verrà uguale a 1 diviso radical 3, vettore le cui componenti sono sigma 1, sigma 2, sigma 3. Bene, a questo punto possiamo calcolare, dopo aver calcolato la tensione tangenziale, la tensione ottaedrale, possiamo calcolare la tensione normale ottaedrale. Bene? Fate conto che noi abbiamo questa giacitura, questa è la nostra n ottaedrale. Bene, abbiamo calcolato la T ottaedrale, che sarà magari questo vettore qui, molto piccolo. Per calcolare la tensione normale, ovviamente dobbiamo fare la proiezione della tensione T nella direzione della N. Va bene? E quindi la sigma N ottaedrale è uguale alla T ottaedrale prodotto scalare N.
n è la n ottagonale, questa qui. Va bene? E quindi dobbiamo fare 1 su radical 3 per il vettore di componenti sigma 1, sigma 2, sigma 3, in prodotto scalare con il vettore 1 radical 3 che moltiplica il vettore di componenti 1, 1, 1. Bene. E ovviamente questo che sarà un terzo, poi devo fare questo per questo, più questo per questo, più questo, quindi un terzo sigma 1 più sigma 2 più sigma 3. Ok? Cioè un terzo della traccia di sigma. Beh, una volta che abbiamo tutta la T, abbiamo la sigma n, possiamo calcolare la tensione tangenziale integrale, cioè questa, cioè la sua norma naturalmente. Va bene. Come? Naturalmente facendo la norma di questo al quadrato meno la norma di questo al quadrato, e otteniamo la norma di questo al quadrato. Ok? Quindi la tau n, che è la norma della tensione tangenziale integrale, non è altro che la radice quadrata della t ottaedrale scalare t ottaedrale meno sigma n al quadrato. Bene. Abbiamo di Pitagora alla fine, no? Niente di più. Allora, quindi devo fare questo vettore in prodotto scalare con se stesso. Va bene? Quindi 1 su radical 3 per 1 su radical 3 diventa un terzo. Scrivo radice quadrata, un terzo. Ok? Quindi poi devo fare questo vettore in prodotto scalare con se stesso, quindi verrà sigma 1 per sigma 1 più sigma 2 per sigma 2 più sigma 3 per sigma 3, quindi sigma 1 quadro più sigma 2 quadro più sigma 3 quadro. Bene. Meno un nono, che devo fare un terzo per questo al quadrato, quindi un nono, e moltiplica sigma 1 più sigma 2 più sigma 3, tutto quanto ovviamente. Questa è la tensione tangenziale integrale. Bene. Allora, la prima cosa che possiamo fare, un'altra cosa che possiamo fare adesso è calcolare questa quantità facendo riferimento non alle tensioni rappresentate nel sistema principale di tensioni, ma in un sistema di riferimento qualsiasi, x1, x2, x3. Allora, per fare questo, intanto questa quantità altro non è che il primo invariante, no? Era la traccia, lo vedete, J1, il primo invariante. Noi ci ricordiamo che J1
è uguale a sigma 1 più sigma 2 più sigma 3. Va bene? Possiamo anche calcolare il J1 quadro, che ovviamente è il quadrato di questa, di tutta questa roba qui. Bene. E lo possiamo anche esplicitare il quadrato, ci verrà sigma 1 quadro più sigma 2 quadro più sigma 3 quadro più due volte sigma 1 sigma 2 sigma 1 sigma 3 sigma 2 sigma 3. Va bene? Poi ricordiamoci la definizione di J2, il secondo invariante. J2 è uguale a un mezzo, com'era? Traccia di sigma al quadrato meno J1 quadro. Dai, facciamo così. Così? Allora, la traccia di sigma al quadrato, l'abbiamo già fatto varie volte questo conto, ma rifacciamo. Dobbiamo fare sigma per sigma, il risultato poi fare la traccia, gli elementi sulla diagonale principale. Allora, fare sigma per sigma significa fare questo, guardate, è un'operazione abbastanza semplice. Sigma 1, sigma 2, sigma 3, poi riscrivo un'altra volta la stessa matrice, sigma 1, sigma 2, sigma 3, e devo fare riga per colonna, ok? Ci siete? Facendo sigma per sigma, sigma quadro, riga per colonna, quindi riga per colonna, qui mi viene sigma 1 quadro, ok? Poi posso farla tutta, questa operazione è molto semplice, perché poi quando faccio la prima riga per la seconda colonna ovviamente mi viene 0, vedete? 0, 0, 0. Poi vado qui, seconda riga, seconda colonna e mi verrà sigma 2 quadro. E qui ho sigma 3 quadro. Per cui la traccia di sigma al quadrato è sigma 1 quadro più sigma 2 quadro più sigma 3 quadro. Okay. Quindi questo è uguale a un mezzo che moltiplica sigma 1 quadro più sigma 2 quadro più sigma 3 quadro, ok? Meno J1 al quadrato, ma J1 al quadrato è questo qui, l'avevamo visto prima, eh? Quindi meno sigma 1 quadro più sigma 2 quadro più sigma 3 quadro meno più 2 sigma 1 sigma 2 sigma 1 sigma 3 sigma 2 sigma 3. Questa chiude questa, questa chiude questa e ovviamente c'è tutto quanto sull'1/2. Bene, ci siamo? Questa chiude questa, questa chiude questa, questa chiude questa. Bene, ovviamente se faccio questa operazione mi verrà semplicemente uguale a questo e questo si semplificano, va bene, se ne vanno, quindi questo 2 se ne va con 1/2 e mi viene meno sigma 1 sigma 2 sigma 1 sigma 3 sigma 2 sigma 3. Bene. Ok, detto questo, ritorniamo un attimino alla, a questa formula qui, questa formula qui. Questo ovviamente si vede subito, è il J1 quadro, lo vedete? È il J1 quadro. Chi è questo? In realtà questo termine, parte per un terzo, è questo. Questo termine qui, lo vedete? Cioè sarebbe esattamente la traccia di sigma qua.
esattamente questo. Quindi questa espressione la possiamo descrivere così, come la radice quadrata della traccia di sigma 4, un terzo, meno un nono J1 al quadrato. Ovviamente la traccia di sigma 4, guardate, guardando proprio questa equazione qui, questa parte dell'equazione, questa, la traccia di sigma 4 la possiamo calcolare come 2J2 più J1 quadro, ok? Scrivo qui sotto, traccia di sigma 4 è uguale a 2J2 più J1 quadro, va bene? E anche questo lo possiamo ancora una volta sostituire qua dentro, ma in realtà voglio dire è un'operazione un po' inutile in questo momento, perché voglio dire noi vogliamo scrivere questa espressione in funzione di invarianti, va bene? Okay. E l'abbiamo fatto sostanzialmente, perché questo è un invariante senza dubbio, ma anche questo è un invariante, perché si ottiene, lo vediamo, come in funzione di altre due quantità che sono invarianti. Quindi possiamo anche lasciarlo come traccia di sigma 4. Perché qual è il passaggio successivo a questo punto? Che essendo queste quantità 1 e 2 invarianti, invece di scrivere nel sistema principale di tensione, andiamo a scrivere un sistema qualsiasi. Ok? E quindi il passaggio successivo è questo. Bene, io adesso abbandono il sistema principale di tensione e mi riscrivo queste quantità nel sistema qualsiasi. Io cancello questi passaggi che in questo punto non mi servono più. Sistema di riferimento qualsiasi, come al solito J1 sarà uguale a sigma 1,1 più sigma 2,2 più sigma 3,3 e di conseguenza il J1 quadro sarà sigma 1,1 quadro più sigma 2,2 quadro più sigma 3,3 quadro più due volte sigma 1,1 sigma 2,2 sigma 1,1 sigma 3,3 sigma 2,2 sigma 3,3. Va bene? L'altra quantità che vogliamo calcolare non è neanche il G2, ma è solo la traccia di sigma 4. Va bene, questo è quello che ci deve dire. La traccia di sigma 4. La traccia di sigma 4. Dobbiamo, come al solito, fare sigma per sigma. Bene. Rifacciamolo un attimo schematicamente. In questo caso abbiamo che sigma è tutto pieno, avremo sigma 1,1, sigma 1,2, sigma 1,3, sigma 1,2, sigma 2,2, sigma 2,3, sigma 1,3, sigma 2,3, sigma 3,3, che moltiplica la stessa cosa. Bene, allora dobbiamo fare come al solito riga per colonna. Bene, dato che poi a noi ci interessa di questa cosa fare la traccia, ci interessano solo i termini che stanno sulla diagonale principale. Va bene, solo questi termini qua, gli altri possiamo pure ignorarli. Bene. Allora, se facciamo riga per colonna, che cosa avremo? Avremo, guarda, qui sigma 1,1 al quadrato più sigma 1,2 al quadrato più sigma 1,3 al quadrato. Questo per questo, più questo per questo, più questo per questo. Come al solito.
Bene. Poi nella posizione 2-2 avremo il risultato di seconda riga per seconda colonna. E quindi ci sarà sigma 1-2 al quadrato, sigma 2-2 al quadrato, sigma 2-3 al quadrato. D'accordo? Ed infine nella posizione 3-3 ci sarà sigma 1-3 al quadrato più sigma 2-3 al quadrato più sigma 3-3 al quadrato. Dobbiamo fare la traccia, quindi dobbiamo sommare questo più questo più questo. E che cosa ci verrà? Ci verrà sigma 1-1 quadro, sigma 2-2 quadro e sigma 3-3 più. Poi avremo sigma 1-2 che vedete ci sta due volte, sigma 1-3 che anche questo ci sta due volte, e il sigma 2-3 che anche questo ci sta due volte al quadrato. Quindi c'è più 2 sigma 1-1 scusate, sigma 1-2 al quadrato più sigma 1-3 al quadrato più sigma 2-3 al quadrato. Bene, ci siamo. A questo punto finalmente possiamo calcolare questa quantità qui, la tau n ottava di grado, ed è uguale a la radice quadrata di un terzo che moltiplica tutto questo meno un nono J1 quadro, che sarebbe tutto questo, sarebbe tutto questo, quindi sarebbe sigma 1-1 quadro, 1-2 quadro, 3-3 quadro più due volte sigma 1-1 sigma 2-2 1-1 sigma 3-3 sigma 2-2 sigma 3-3 bene. Allora tutto questo a che cosa è uguale? Radice quadrata allora guardate facciamo così Qua c'è un nono, qua c'è un terzo, un terzo sono tre noni, va bene? Allora pensiamolo per tre noni, io lo sostituisco direttamente così è più facile l'operazione. Bene. Tre noni, ok? A questo punto su tutto possiamo mettere un nono in evidenza, va bene? Che tirato fuori dalla radice diventa un terzo. Quindi mettiamo qui fuori un terzo. Ok. E allora qui avremo 3 sigma 1-1 quadro e qua ci avremo meno sigma 1-1 quadro, poi ce ne rimangono 2, quindi avremo 2 sigma 1-1 quadro sigma 1-2 quadro sigma 3-3 quadro, va bene? E fino a qua ci siamo, d'accordo? Poi ovviamente avremo questa quantità qua che ovviamente non sostituiamo quello e comunque rimane un 2 rimane un 2 quindi più sigma 1-2 quadro più sigma 2-3 quadro più sigma 1-3 quadro
Amen. E poi abbiamo, allora, questo ne abbiamo già tenuto conto, eh? Abbiamo meno 2 che moltiplica tutta questa cosa qui, ok? Quindi il 2 ce lo abbiamo sempre in evidenza, eh? Quindi dobbiamo scrivere qua meno sigma 1,1 sigma 2,2 sigma 1,1 sigma 3,3 sigma 2,2 sigma 3,3. Va bene, questa è l'espressione della tensione tangenziale ottagonale, ce la possiamo tenere pure così. Va bene? Vediamo quanto vale la tensione tangenziale ottaedrale in uno scaso, quando facciamo la prova monoassiale, eh? Quando cioè mettiamo il nostro provino dentro la macchina di prova, eh? E imponiamo una trazione monoassiale. Allora, nel caso di trazione monoassiale, che cosa accade? Che nel caso di trazione monoassiale, sigma, per esempio sigma 2 e sigma 3 sono tutte e due punte, ci rimane solo una tensione che è sigma 1. Bene. Quindi nel caso di, no, di stato di tensione monoassiale, abbiamo che sigma 2 è uguale a sigma 3 che è uguale a 0. Al limite, no, del comportamento elastico, la tensione sigma 1 assume il valore sigma 0. Eh? Nello scalo di tensione monoassiale, quindi sigma 1 uguale sigma 0. Allora, la tensione tangenziale ottaedrale, no, limite, eh? La tau ottaedrale 0, chiamiamola 0 per dire quella limite, va bene? A che cosa è uguale? Bene, niente, dobbiamo semplicemente sostituire in questa espressione qua il valore di sigma 2, sigma 2, 2 scusate, di sigma 3, 3 che sono nulli, eh? E sigma 1,1 nel caso generale, il caso sigma 1,1 uguale a sigma 0. Bene, ovviamente sono anche 0 le sigma 1,2, 2,3 e 1,3, anche queste sono 0, sono tutte 0. Sigma 1,3 uguale a sigma 2,3 uguale a sigma 2,3 uguale a sigma 1,2 uguale a 0. Bene, quindi dobbiamo sostanzialmente togliere tutti i termini a meno dei termini dove compare la sigma 1,1 che assume il valore sigma 0 che è la tensione limite. Allora di tutto questo alla fine ci rimane solo questo, questo termine qua. Bene. Quindi la tensione tangenziale ottaedrale diventa 1 diviso 3 che moltiplica la radice di 2 per sigma 0. Bene. Ne consegue che il nostro criterio, che è quello di dire che la tensione ottaedrale, diciamo, per uno stato di tensione qualsiasi, deve essere minore o uguale alla tensione ottaedrale che si ha al limite dello stato tensionale monoassiale della pura trazione, appunto la diseguaglianza diventa questa qui, cioè che questa quantità deve essere minore o uguale di questa per rimanere nel campo elastico. Mi sono spiegato? E quindi tutta questa espressione, dovrà essere minore o uguale di questa espressione qui. E, ovvero, poiché un terzo naturalmente si semplifica, possiamo, e anche vediamo il 2 dentro, possiamo dire che la radice quadrata di, riscrivo questa espressione qua, sigma 1,1 quadro più sigma 2,2 quadro più sigma 3,3 quadro, più sigma 1,2 quadro più sigma 2,3 quadro più sigma 1,3 quadro meno sigma 1,1 sigma 2,2 più sigma 1,1 sigma 3,3
più sigma 2,2 sigma 3,3 chiudo, tutto quanto chiudo, deve essere minore o uguale della radice quadrata di sigma 0. Bene. E questo è il criterio della massima tensione tangenziale ottaedrale, che vuol dire che deve anche di Mises. Questa è esattamente la stessa equazione che proviene utilizzando, come vi dicevo stamattina, no, altre congetture. D'accordo? Che forma ha, come al solito, il dominio? Che forma ha il dominio? Allora, per, come al solito, fare il grafico del dominio, ci riportiamo un'altra volta nel sistema di riferimento principale di tensione. Sigma 0 al quadrato. Sigma 0 al quadrato, sì, è certo. No, vabbè. Che sarebbe, insomma, che sarebbe naturalmente la sigma 0. E vi sto dicendo, per fare, come al solito, vedere la forma di questo dominio, lo facciamo per prima cosa nel caso sigma 1, sigma 2 con sigma 3 uguale a 0. Bene, prima cosa. E seconda cosa lo riportiamo nel... no, anzi, scusate, il contrario. Per prima cosa ci mettiamo nel sistema principale di tensione. Bene, un'altra volta, in maniera tale da avere delle formule più semplici. E seconda cosa, immaginiamo di farlo in uno stato piano di tensione in cui sigma 3 è uguale a 0. Quindi ci abbiamo solo sigma 1 e sigma 2. Allora, in questo caso, allora, pensiamo un attimo a questa formula qui. Bene? Pensiamo a questa formula qui e vediamo qual è l'espressione quando noi naturalmente mettiamo sigma 3 uguale a 0 e queste tensioni tangenziali tutte nulle perché siamo nel riferimento principale di tensione. Ok? Allora, questa che cosa diventa? Diventa la radice quadrata di caso piano, stato piano di tensione naturalmente, la radice quadrata di sigma 1 4, siamo in un sistema principale, più sigma 2 4, questo sigma 3 4 non c'è più, va bene? Vi ho detto 0. Questi sono tutti 0, poi c'è meno sigma 1 sigma 2 e basta, perché poi non ci rimane più nulla. Allora, togliamo anche questa parentesi, facciamo anche la radice. E questo deve essere uguale a, quando siamo in una condizione limite, uguale a sigma 0. Va bene. Allora, questa è l'equazione di Lewis. Questo è l'informatività, l'equazione di Lewis. Infatti, se sigma 1 è